Perfetto, cominciamo. Partecipo. Uè, ciao Sara! Ciao! Hello. Allora? ricominciamo, Wen, dai. Sì, allora, stoppiamo. Sbocciamo, è non alcolico. E beh, giustamente, non dobbiamo mandare messaggi subliminali. Beh, alcuni mandano la birretta, cioè Eh bevono beh, birretta. ci sta. Per il resto, ottimo, ottimo. Abbiamo usato questa scusa di Pien, così riniziamo. No, ma tutti mi dicono, ah, avete finito, avete finito. E Oh, rotto le invece palle. no, eccola! Ah! Ciao, Vienna! Buonasera ragazzi e benvenuti a una nuova stagione di Quattro Chiacchiere. Siamo vivi, ragazzi! Ciao Sara, bentornata! Stasera siamo online, ci abbiamo Biendi. Ciao Zupao, buonasera Bien, come stai? No, Buonasera a tutti, tutto bene, grazie, grazie, grazie per l'invito, grazie a te per essere qua e soprattutto per l'orario, siamo in tarda sera. Allora, io direi di iniziare, facciamo una piccola bio per presentare Bien, visto che tutti la vedono su TikTok, però nessuno la conosce veramente, quindi intanto il tuo nome è Bien e c'è il cognome, giusto? No, il PN cognome in Ah, Bien realtà. cognome. PN Bien, mi hai cognome. confuso. E Cien è la nome, sì. Nome. Pien Cien. Bien, cioè, sei nata negli anni 90 in Cina, non diciamo l'anno preciso, e sei qui in Italia da 15 anni. quasi, 2007. Sì, quasi 15 anni. Sei laureata in ingegneria al Politecnico di Torino, in che Sì. ramo? Allora, ingegneria delle telecomunicazioni. Oh, La mia specializzazione riguarda il mondo della trasmissione fibra ottica, quella roba lì. oh. Eh sì, però mi occupo di comunicazione alla fine, social media. Poi Se pensiamo comunque al concetto rimane. sappiamo anche che sei maestra di cinese, cultura Esatto, cinese. adesso anzi la mia principale attività lavorativa riguarda proprio l'insegnamento della lingua. Ovviamente insegno lingua di vari livelli, soprattutto ai ragazzi italiani. Ma comincio anche a insegnare un po' proprio cultura cinese alla generazione, seconda, terza generazione migranti cinesi. Per esempio, uno di miei studenti, lei è una ragazza di quarto liceo che è nata qua, parla cinese, conosce anche abbastanza bene la scrittura cinese, ma non conosce niente riguardo la storia del Cina. Quindi adesso mi occupo anche di divulgare un po' queste conoscenze a queste generazioni successive, partendo proprio dalla cultura antica. Ma lo fai in presenza o così online? Online, per il momento no, tutto online. Che età hanno questi studenti? Ha detto 17 anni, ci cioè avrà anche di piccolini o anche più grandi? No, di solito sono liceai, per chi vuole studiare cultura cinese, approfondire la sua origine. Invece ragazzi italiani ci sono di tutta l'età, dai piccolini, da studenti, liceai, universitari, addirittura le persone che magari nel suo lavoro o la sua professione non c'entra niente con la Cina, ma puramente per il suo interesse personale. Ci sono le signori in pensione, ci sono i medici, i dentisti che non hanno niente da fare con la lingua cinese, ma puramente per interesse personale che vogliono studiare. Come fai a fare pubblicità? Passaparola oppure anche con TikTok ti ha aiutato questa cosa? TikTok, assolutamente, anzi, uno dei motivi principali è proprio TikTok. TikTok è una piattaforma, risale alla mia visibilità, alla mia capacità linguistica, perciò anche ogni tanto, non è che ogni video lo faccio pubblicità per me, maggiore il mio video scopo è per divulgare un po' la cultura cinese, ogni tanto faccio un po' di pubblicità riguardo alla mia attività e funziona, ci sono un po' di arrivi degli studenti nuovi. Infatti volevo chiederti, Bien, cioè, com'è la tua giornata tipo e quanto i social occupano tempo nella tua giornata? Mediamente parlando, cioè la mia giornata viene organizzata così, in tre slot di tempo, uno dedicato al social, ok? Principalmente TikTok, credo mediamente su un'ora e mezza, 2 ore di tempo dedico, perché alla fine vedi anche quei video brevi di 15 secondi, 60 secondi, 3 minuti massimo.
Però in là da dietro ci vuole un impegno per farlo, arrivare idee, organizzare bene testo, magari bisogna anche imparare un po' tecnica di editing, vedere effetto. Alla fine ti trovi di essere una figura di frontman, script writer, cioè scrittore del testo. Anche devi fare la videomaker, che devi editare il video, tutto quanto, perciò un'ora e mezza, 2 ore minimo ci vuole. In più, ho un altro 2 ore, mi dedico alla mia attività di registrazione video lezioni, quindi perché sto preparando anche delle lezioni già registrate. Okay, questo è anche uno dei miei progetti. E poi il resto del tempo mi dedico a insegnare, ci sono varie slot del tempo che devo insegnare anche ai studenti. Mia giornata passa così, è abbastanza impegnativa. Certo, e poi hai anche la tua vita personale. Esatto, con due bimbe da gestire, al fine no, è un po' pesante, devo dire, però mi piace comunque. E come si trovano le tue bimbe a essere sino-italiane? Ah, ecco, la mia bimba è una più grande, ha 5 anni, quasi 6 anni, la più piccola ha solo 1 anno e mezzo, quindi quella più piccola per il momento la trascuriamo perché non ha nessuno concetto su Certo, questo. esatto. Ok, quella più grande invece comincia a sviluppare questo senso della sua identità di essere metà italiano. È metà italiana, metà cinese, per fare che anche nel suo anni passati, ogni anno cerchiamo di tornare in Cina almeno per 2 o 3 mesi, quindi il legame con la Cina, almeno nel suo ricordo prima di Covid, è molto vivide, pieni di memorie, pieni di attività. Lei qua in Italia sostiene comunque, è un consapevole del fatto che non è totalmente solo italiana, ma anche c'è l'elemento cinese. Incontra anche persone che la dice, capendo la sua storia, ah, ma sei una cinesina, cinesina. Però a lei non le piace per niente la parola cinesina, per il fatto che sembra sta dicendo sei una bamborina, quello modo diminutivo, no? Quindi no, piano piano sta formando questa identità. Infatti adesso, visto che siamo qua per via di Covid, che non torniamo in Cina per 2 anni, lei perde un po' quella capacità di parlare cinese. Certo. Ascolta ancora, capisce perfettamente, ma parla molto meno. Si vede anche quell'ansia che ogni tanto dice, ma no, mamma, oggi mi insegni qualche parola in cinese, eccetera, eccetera. Allora, vorrei anche di mantenere quella capacità comunicativa con non i cinesi. Perciò comincia a sviluppare questa identità qua. Ho capito. Di che zona della Cina sei tu, Bien? Sono di regione, si chiama Jiangsu. Jiangsu è la regione dove capoluogo è Nanchino, e casa mia sta proprio a metà di Nanchino e Shanghai. È una città che si chiama Changzhou. Changzhou. Okay. Io sono stata a Nanchino, ormai tanto tempo fa, però conosco la regione, quello sì. E ti Sì, questa qua. manca un po'? Ah, certo. Appena si può entrare in Cina senza 3 settimane di quarantena, ne torniamo subito. Com'è Sì. che ti è nata questa voglia di TikTok? È stato casuale o poi, oppure hai detto no, questo è un nuovo mezzo e voglio investire su questo? Com'è nata questa idea di creare il canale? Allora, lo capisco, è un mezzo, un posto che mi servirà anche per il mio lavoro. Cioè, proprio al momento decido di cominciare questa attività social anche per un po' di casualità, ok? Per fatto che ormai vivendo qua così tanti anni, mi rendo conto che la comprensione della Cina qua, l'Occidente, in Italia, nel maggior popolo, ovviamente non tutti, mediamente parlando, mi sembra ancora nel mondo della guerra fredda, ok? Quindi guardando al mondo Cina, sembra quella Cina è ancora quella Cina puramente comunista oppure regime come fosse simile a Stalin, in quel senso lì. Non hanno capito molto in dettaglio il procedimento, il cambiamento in Cina in tutti questi anni. E poi, soprattutto anche durante il Covid, mi rendo conto anche l'incomprensione,
verso il popolo cinese è risalito parecchio, ho avuto il Covid, è iniziato lì in Cina. Quindi questa quasi discriminazione, in compensione dovuto a qualche pregiudizio, stereotipi, ha peggiorato parecchio questo Assolutamente. sforzo che in realtà gli sinologi qua in Italia fa tutti fatica, fa tutti questi anni di impegni di far conoscere meglio quel mondo, ma diventa A chi fumo, lo dici, Vien? A chi lo dici? Il mio esatto. lavoro. E non sempre, anche quando ti fanno le domande, non sempre c'è una voglia vera di ascoltare, perché uno già ha delle risposte e io a volte non do quelle risposte che vogliono sentire, quindi capisco. No, no, ti capisco, cioè esattamente proprio questo, che alla fine gente tendenzialmente vuole sentire quello che in realtà già è loro d'accordo nella loro testa, cioè effettivamente è molto difficile di da una posizione di cambiare le loro idee, perciò ho pensato TikTok è un mondo un po' più soprattutto ha più contatto con i giovani. Giovani magari hanno più voglia di accettare qualcosa come diverse idee, nuove cose, e in più TikTok è anche un terreno che secondo me è abbastanza poco serio, quindi nel senso che più casual, non deve per forza trattare come fosse una discussione politica seria, No, no, di dibattito, informale, esatto, sì. informale. Quindi secondo, per questo è stato il primo, diciamo, evento trigger che mi ha fatto pensare che proprio da iniziare di parlare Cina su questa piattaforma, piano piano, con piccole informazioni, ogni volta 15 secondi, un minuto, ti fa capire una piccola cosa riguardo alla Cina, sia la cultura, la lingua, oppure anche qualche attualità, fatti politici, eccetera, eccetera. Quindi Certo. lì è nata, proprio da questo è nata. Ovviamente TikTok è servito anche a me, per il mio lavoro, ovviamente anche questo TikTok anche, fa parte del mio progetto che voglio creare questo terreno anche per i miei figli, che sono figli sono italo-cinese, che nel futuro loro avranno un accesso di conoscere la Cina seguendo il passo che ho fatto io. Perciò secondo me è una cosa che veramente lentamente, ma potrebbe lasciare qualche traccia, qualcosa utile almeno per i miei figli. Una Ottimo. domanda, colgo al Sì. balzo la cosa di TikTok. Tu hai parlato di recente di Guilin alle Olimpiadi invernali. Sì, Cosa ne esatto. pensi te e anche tua figlia più grande? Perché anche lei è mista. Io. Esatto, ok. Guarda. Essendo genitori con la figlia a sangue mista, perché mia figlia no, sangue mista, prima cosa vedo il caso di Guelin, ho detto subito Wow. diciamo, fantasia nella mia testa, wow, anche mia figlia è sangue mista, anche mia figlia potrebbe essere eccellente, bravissima come lei. Quindi subito parte nella mia testa queste mille fantasie di investire nel futuro di mia figlia, bla 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 bla. Perché alla fine, cioè, se guardate anche nella social cinese Douyin, TikTok cinese, mamma mia, Guilin diventa un fenomeno idolo del giovane cinese. Tutti i genitori sperano i loro figli di prendere Guilin come un esempio di seguire. Brava nello studio, brava nello sport, super confidente, ha fiducia in sé, eccetera, eccetera. Per il fatto che in realtà effettivamente i genitori cinesi hanno questa mentalità di investire tanto nell'educazione dei figli, questo è proprio fa parte della tradizione cinese, no? In più questo Guilin, al di là di questo suo effetto sulla social cinese, sulla famiglia cinese, lei ha stimolato anche una grande discussione su questo ritorno della stranieri maca che ha origine cinese verso la Cina. Personalmente credo Guilin, sua presenza è un perfetto inserimento nell'atmosfera generale sul socio cinese che ha questo risalire il senso del nazionalismo, ok? Capito. Perché nella socio cinese effettivamente lo sento questo ritorno del forte nazionalismo dovuto a vari fattori e a minaccia dell'America, eccetera, eccetera. Quindi Guilin, sua presenza ha aggiunto ancora di più a questa faccenda qua. Quindi è un fenomeno molto, molto interessante. Cioè, ovviamente per me
Suo successo è una cosa veramente ammirevole. Tra l'altro, lei come persona è proprio, non dico genio, ma eccezionale, eccezionale proprio. Questo ritorno dei stranieri cinesi, che ritorno proprio alla Cina, è un nuovo fenomeno. Ha suscitato parecchio interesse pubblica, mi sa. Invece io volevo tornare al canale e ti faccio una domanda che ti avranno già fatto, ovvero perché Dazibao? Questo nome qua in realtà è il nome di un tipo di manifesto e è stato utilizzato in tutti i tempi, anche nei tempi imperiali, anche nei tempi repubblicani come adesso, un no nome di un tipo di manifesto che può appiccicare ovunque, nei posti, luoghi pubblici, per suscitare la discussione pubblica. Individuo può pubblicare la sua opinione qualche parte, oppure anche ente pubblici può pubblicare qualcosa usando questo Dazibao per far sentire le sue nuove idee, nuova proposta. Quindi è un medium di comunicazioni. Perciò ho pensato, tra l'altro anche al fine TikTok, se lo guardi, è un luogo pubblico Certo. virtuale, perciò Dazibao secondo me, per me è ideale per simboleggiare questo significato qua. Gwen, hai una domanda? Faccio già una domanda sempre intima perché vorrei scoprire un Bene. attimo come il tuo compagno orchestra ti fa managing del profilo perché ogni tanto c'è anche lui che compare, però adesso vedo che sei molto più te front woman, ti manda Sì, te avanti, ma lui cosa fa? in questo progetto noi, ognuno si dimostra la capacità che riesce a fare. Io magari, essendo faccio cinese, che parlo bene italiano, questa presenza suscita più interesse, ma in realtà lui è più quello che accoglie il materiale, organizzare il discorso, soprattutto oltre di TikTok. Abbiamo anche il canale YouTube, non lo so se avete Sì, visto. sì, sì, sì. Ok, questo canale YouTube, presenza principale è Apri il tuo. lui, invece lui approfondire proprio molte questioni attuali, anche per esempio riguarda la crisi Scusatemi. ucraina, ha già fatto due video. Lui in tutto questo è più quello che accorre al materiale, approfondire su certe questioni. Tra l'altro lui studia, ha un grande interesse verso la Cina, studia in ogni aspetto, la lingua ovviamente, parla già, riesce a capire perfettamente, e studia anche cultura, letteratura moderna, antica, tutto, e anche i fatti politici, tutta la storia della Cina. Quindi, dal suo studio diventa anche una fonte insauribile per il nostro argomento. Certo. Quindi lui è questo ruolo qua, tira fuori argomento e ne approfondiamo e organizziamo discorso per pubblicarlo. Più o meno il processo così. È andata la prima volta che l'hai portato a casa tua? Alla Prima volta quando l'ho portato al mio compagno proprio davanti ai miei, i miei, come dire, loro accolgono proprio con calore questo mio compagno, no? Ma mio papà invece è una persona che è abbastanza, non dico militare, ma un po' rigida, di stile militare, ok? Quindi a lui è inaccettabile, cioè, gli dà un po' fastidio lunghi capelli ondulati come hippies, oppure la barbone, cioè una barba lunghissima Sì, così. l'abbiamo visto, c'è una foto qua su YouTube. Infatti, quando mio compagno gira così in Cina, i cinesi lo fermano, lo salutano, hey, pillo nel cacciatore. Oppure, secondo possibile, oh, ciao Gesù Cristo. O terza ipotesi, un po' peggio, ma mica sei il fratello di Bin Laden. Oh mamma. Ok, quindi queste tre ipotesi. Perciò che quando è appena arrivato dai miei, ha suscitato grande interesse tutta la comunità lì, ma mio papà ha quasi obbligato mio compagno di sistemare il suo aspetto fisico, diciamo. Però è Certo. stato carino comunque. E invece volevo chiederti, visto che comunque tu ormai sei qua da
da tanti anni. Come penso che tu abbia iniziato come Leo Suesha, giusto? Sì, mezzo, E mezzo, esatto. quindi da Leo Suesha poi appunto hai deciso di stabilirti qua e di avere appunto la tua vita qui. Qual è stato l'episodio più particolare che ti è capitato in questi anni? L'episodio più particolare che mi ha dato più stranezza è riguarda un episodio lavorativo che a un certo punto una agenzia televisiva giapponese mi ha contattato per fare interprete qua in Italia a Prato per accompagnare due signori giapponesi che prende ripresa cosa? Polizia della sicurezza del lavoro che fa sopralluogo di una fabbrica che è un po' irregolare cinese lì a Prato. Quindi, Aiuto. esatto, cioè, alla fine, dopo questo, cioè, quando ho lavorato non ho pensato niente, però dopo il lavoro mi è venuto un po' questa sensazione strana. Faccio interprete per giapponese, ma qua in Italia per una questione fabbrica, qualche irregolarità in una fabbrica cinese. Quindi non lo so, infatti non so se lo sto facendo servizio a chi alla Certo, fine. certo. Invece sul tuo canale, anche qui la situazione più strana è invece quella che ti è piaciuta di più. Quello che mi è piaciuto di più riguardo al mio canale, e ovviamente quando fa la grande views fa piacere, ma ancora non è lo scopo finale. E quando vedo la gente si è sorpresa dal contenuto del mio video, che si rende conto qualcosa di diverso raccontato da me e quello che ci credevano loro. Quello momento, quindi lascio del commento, magari con delle domande oppure stimola un po' la discussione. Quello è il momento che mi dà più soddisfazione. Ho capito che queste persone hanno dell'interesse, hanno la voglia di conoscere la verità, perciò che comincia a fare un po' di riflessione, ragionamento da soli. Quello è stato, secondo me, il momento più bello per me, che almeno qualcosa muove nella loro Certo. testa, sì. E poi ci sono anche altri momenti che faccio tifo per certi attivisti che viene ripetutamente bannato nel TikTok. Quel momento sì, ogni tanto non mi va a vedere certe cose che alcuni canali, anche molto grandi, dicendo le cose in realtà un po' contro idea, oppure diritti, non dico diritti umani, ma non aiuta la persona a capire certe questioni del gruppo minoranza, peggiora solo. Quindi ogni tanto tifo un po' questi attivisti di aiutare loro di farsi sentire un po' la loro opinione e basta. Io ho sempre una classica domanda. Come ti vedi te fra 5-10 anni? Sei in Italia, in Cina, all'estero? Questo del mio possibile futuro in realtà lo immagino veramente spesso, infatti anche voglio lavorarci sopra per rendere questo futuro diventare reale. A me mi vedo nel futuro, prossimi 5 anni, ho qualche prodotto intellettuale in mano. Infatti nel nostro progetto abbiamo questo, oltre di insegnare ai ragazzi da remoto in presenza come insegnante, per fare anche un po' di prodotti intellettuali, intendo video lezioni, materia audiovisivo. Oppure anche i libri, qualcosa che diventa proprio succo del mio lavoro, prodotti intellettuali. Poi mi piacerebbe anche il mio futuro di vita, sarà un bilanciamento di magari 6, 8 mesi qua in Italia e altri mesi in Cina, oppure Certo. viceversa, dipende. Quindi questo sarebbe ideale per me, questo è quello futuro che immaginavo nella testa.
Certo, invece, visto che appunto sei anche insegnante di lingua e cultura cinese, visto che quest'anno è l'anno della tigre, dici qualcosa sulla tigre o per esempio un Chen Yu o qualcosa che riguarda la tigre? Ok, allora, riguardo alla tigre, questo, infatti quest'anno è l'anno di tigre, per esempio la Chengdu che mi viene in mente subito è questo Hu Jia Hui, ok, Hu Jia Hui, e questo Chengdu porta una storia dietro che praticamente la volpe far figo prendendo in realtà il potere, cioè grazie al presente della tigre lì vicino a lui. Questo è il primo Chengyu riguardo a tigre. Oppure anche un altro che è interessante, si chiama San Ren Cheng Hu. San Ren Cheng Hu, letteralmente vuole dire tre persone fa tigre. Detto così sembra senza senso, in realtà la storia dietro è un re, un suo funzionario dice a questo re: se una persona dice che proprio nella centro città c'è una tigre che girava, ci credi? Il re dice: no, non ci credo, non ci credo, non è possibile un tigre gira nel centro città. E poi il funzionario dice al re: se due persone ti dice questo, ci credi? Ah, il re comincia a pensarci un attimo, boh, non ci credo, ma magari lascia un po' di spazio di possibilità. Il funzionario dice al re: se ci sono te, terza persona dice la stessa cosa, c'è tigre, gira nel centro città, ci credi? Ah, il re dice: adesso ci credo, se ci sono tre persone dica la stessa cosa. Quindi questo alfine, no? Questo funzionario dice: è impossibile, una tigre girava tranquillamente in centro città, però basta tre persone che gli dice la stessa cosa, ci credi già. E vedi, questo è proprio il meccanismo della fake news. Giusto. Dicevamo infatti, quello che dicevi prima sulle informazioni anche che sono state date durante la pandemia, che appunto non hanno sicuramente aiutato la comunità cinese in Italia. Esatto. Guarda, l'antica cinese nella loro saggezza già ci sono proverbi al riguardo, veramente basta una parola, magari non così semplice è il meccanismo di basta ripetere tante volte, però il succo è questo: quando l'informazione gira di qua, di là e così via, una informazione paese non vero all'inizio potrebbe risultare vero alla fine, è proprio così. Va bene, allora abbiamo terminato appunto la nostra intervista. Grazie ancora a Bien Prego, mi per averci piacere. dedicato il tuo tempo. E qua poi sotto la descrizione canale trovate i riferimenti di Bien sia TikTok che YouTube, Grazie. in modo che così fate un po' di approfondimento sulla Cina e sul cinese. E ci vediamo allora per la prossima intervista. Ecco, bene, con te abbiamo iniziato, tu sei l'intervista che apre appunto la nostra seconda stagione di Quattro Ah, Chiacchiere. ok, wow. Quindi grazie, abbiamo aperto con te questa stagione e ci vediamo per le prossime interviste. Grazie, grazie a tutti. Facci sapere quando fai delle lezioni pubbliche, perché ti vogliamo anche sentire Ah come sì, insegnante, assolutamente convieni? sì. Ci Va proviamo. bene, certo, Dai. piacere. Benissimo, grazie ancora, buona Buona serata. serata. Buonasera. Ciao. Ciao ciao.